No, vado un po' a rullo per non annoiarvi un po' su quelli che sono le mie 19 pagine. Quelle che sono, diciamo, le mie deleghe, e poi mi riservo quella invece di fare delle osservazioni più di carattere generale, raccordandomi magari alcuni punti che il sindaco ha toccato. Parto dal lavoro sul turismo congressuale, ad esempio. Era un punto, per l'esattezza il punto 6 del nostro programma elettorale, che voleva proprio agevolare e potenziare l'attività congressistica. 4 congressi nel mese di ottobre, congressi medici tenuti in centro storico, di cui 3 nazionali e 1 internazionale. Chiaramente l'idea è di proseguire in questo senso, quindi avevo già anticipato a mezzo stampa che procederà a un raccordo con il Fermo Forum, perché sarebbe stupido non raccordarsi con strutture pensate per questo. Lavoreremo su una brochuristica mirata, su sviluppo di pacchetti dedicati. Insomma, il discorso della congressistica anche per la destagionalizzazione del turismo è un punto che avevamo messo in campagna elettorale, realizzato con 4 iniziative di rilievo nell'autunno trascorso, e che sarà appunto su cui lavorare in futuro. Teatro dell'Aquila, debutta la rete lirica delle Marche, Fermo un ruolo di, insomma, mi sembra di primo piano, l'innovativa anteprima dedicata alle scuole e alle famiglie di tutta la provincia. Qui spendo una parola in più, perché l'ho detto anche in consiglio comunale. Vedete, il ruolo di capoluogo, a cui faceva riferimento anche prima il sindaco, così, ma un po' è l'attività che per quello che mi riguarda è stata anche fatta, ma passa anche attraverso piccoli segni, piccoli mattoni. Allora, il fatto che Fermo sia l'unico comune della provincia che si possa permettere una stagione lirica, ancora, tra parentesi, permette una stagione lirica, e aprire questa stagione lirica a tutti gli studenti di ogni ordine e grado, di tutta la provincia, e avere scuole che da mondi di non combatte vengono a vedere l'opera a Fermo, con un oggettivo, cioè chiaramente un lavoro di raccordo con l'ente provincia, perché ci siamo raccordati con gli uffici provinciali, che hanno diffuso l'informativa attraverso gli istituti scolastici. Mi è sembrato un segnale positivo in cui, ecco, Fermo in maniera generosa esplica il suo ruolo di capoluogo, offrendo un'opportunità culturale che altrimenti ragazzi, giovani, famiglie della nostra provincia magari non avrebbero colto in modo così diretto. E anche qui, secondo me, sta il concetto di ruolo di capoluogo di provincia. L'aumento degli abbonamenti e dei biglietti, il ritorno... Cioè, gli aumenteranno dei biglietti di un prezzo. I biglietti vendibili, ovviamente. No, il ritorno di privati, di sponsor, 14 nuovi sponsor per la stagione, mi sembra, insomma, un dato molto importante, proprio nell'ottica di quella vicinanza a cui il sindaco faceva riferimento prima, di dialogo, di interlocuzioni con i privati. Dicevo, la serie di produzioni di Teatro dell'Aquila, ma anche un potenziamento delle residenze di allestimento, Panariello, Tognazzi che arriva adesso e la Nannini per marzo, cioè artisti stanziali che si fermano 7, 10, 15 giorni a produrre il loro spettacolo a Fermo, con ricadute ovviamente in termini di alloggi, esattamente come il congressuale. Abbiamo annunciato il baby parking, abbiamo annunciato la passerella d'ingresso che attualmente appaglia alla sovrintendenza, proseguiremo, il wifi è già operativo, proseguiremo in quella ottica di potenziamento strutturale del teatro e anche con le partnership e le residenze. Il Rubens, 75.000 visitatori, l'ultimo dato di qualche giorno fa, quindi si conta che per gennaio supereremo i 100.000, insomma, come stima. Sono stati distribuiti oltre 50.000 dépliant turistici di Fermo. Un'operazione, credo, di promozione turistica e culturale senza precedenti. Su questo, dando anche dal punto di vista museale e espositivo, al di là della mostra che verrà con le opere a Milano prevista per l'estate, abbiamo anche dato seguito a quanto era stato seminato, era in corso dalla precedente amministrazione, anche sottoscritto, quindi ho
curato le cose che erano partite, quindi